Allora, grazie a tutti e grazie soprattutto agli organizzatori di questa giornata. Il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli, di cui ho l'onore e il piacere di essere il direttore, ha contribuito in maniera, penso, abbastanza importante al risultato di questa ricerca. Noi abbiamo rielaborato tutta una serie di dati che mi fa piacere ricordare in maniera precisa. Abbiamo rielaborato tutti i bilanci della Cassa del Mezzogiorno con i relativi PDF, abbiamo trasformato i dati in PDF, abbiamo lavorato trasformando questi dati anche in formato digitale in Excel per consentire ulteriori elaborazioni su questi dati. Abbiamo ancora trattato tutta la documentazione archivistica dei prestiti della Banca d'Italia, della Banca Mondiale, scusatemi, alla Cassa per il Mezzogiorno, e poi dalla ricerca, sulla base di questi dati, di questa immensa mole di dati, è stato fatto un rapporto finale che, come vedete, è piuttosto ponderoso. Oltre questo rapporto ci sono dei CD che contengono in formato trattabile tutti i dati che noi abbiamo in qualche modo lavorato. Lavorato e anche interpretato, già in parte nella ricerca originaria, ma poi un ulteriore approfondimento di questo lavoro, con una puntualizzazione anche molto precisa di alcuni aspetti, è contenuto nel volume di cui poi si discuterà oggi pomeriggio o nella ultima parte di questa mattinata, in parte. Ora, io naturalmente devo citare alcune persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo bicchiere, che hanno contribuito alla realizzazione, grazie, che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. Devo citare sicuramente in prima battuta l'opera del professore Amedeo Lepore, che ha creato anche questa sinergia tra la Svimez, il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli e l'Archivio dello Stato, permettendo di lavorare questi dati in modo tale da renderli fruibili per ricerche attuali, quelle già fatte, ma anche per ricerche future. Gli autori che hanno contribuito alla ricerca sono per la gran parte dei professori del nostro dipartimento, in particolare la professoressa Alfano, Maria Rosaria Alfano, e Laura Baraldi, che sono docenti di politica economica, il professore Erasmo Papagni, che è docente di scienze delle finanze, che hanno contribuito anche alla redazione del volume successivo, Andrea Pomella, che è il nostro docente di storia economica, da quando il professore Lepore ha assunto un importante ruolo all'interno del governo della regione Campania, quindi ci ha parzialmente abbandonato, perché devo dire che poi è sempre molto presente in tutte le attività di ricerca del dipartimento, che gli sono, che sono perfettamente compatibili con la sua carica. Devo ringraziare Andrea Pomella, perché Andrea sta facendo un grosso lavoro in dipartimento nell'ambito della storia economica. Tenete presente che noi in dipartimento fino a 4-5 anni fa non avevamo neanche l'insegnamento di storia economica. Ora abbiamo un gruppo che, come dimostra la giornata di oggi e il rapporto di ricerca che abbiamo consegnato, riesce a lavorare magnificamente anche in termini interdisciplinari, con me per esempio, che sono un economista d'impresa, con i docenti di scienze delle finanze, e ha anche contribuito a creare delle liaison, dei link con collaboratori esterni alla ricerca, che però stanno diventando, diciamo, frequentatori del nostro dipartimento, non sempre fisicamente frequentatori, ma sicuramente da un punto di vista culturale stiamo scambiando moltissimo. Mi riferisco a Stefano Palermo, che sicuramente è una delle persone che ha contribuito maggiormente al risultato di questa ricerca, e a un altro ormai
nostro frequentatore, che è Emanuele Felice, che lavora a Barcellona in stretta collaborazione ormai con il Dipartimento di Economia. Sulla ricerca dirò solo una cosa, perché poi lascio al dibattito successivo e agli esperti. Dirò soltanto che questa ricerca ha anche fatto già una prima fase di elaborazioni, sia di tipo settoriale, quindi creando una possibilità di intervento sui dati dal punto di vista settoriale, sia dal punto di vista territoriale per quanto riguarda tutte le aree del Mezzogiorno. Devo però non posso non approfittare dell'uditorio di oggi per lanciare un messaggio. Noi siamo il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli, siamo allocati a Napoli, il professore Cesaro lavora con la SUN, con la Seconda Università di Napoli, in un territorio molto vicino a quello nostro. Noi lavoriamo alle frontiere del sud. I nostri territori sono famosi nell'immaginario mediatico collettivo perché è conosciuta la Terra dei Fuochi, perché è conosciuta Casal di Principe, che noi abbiamo a pochi chilometri di distanza e con cui collaboriamo per le attività che vengono fatte nei beni sottratti alla comunità. Noi lavoriamo a pochi chilometri dalla discarica di Sant'Ammaro, tutti quanti ricorderete le immagini che sono girate sulle televisioni nazionali di tutti quei gabbiani che cercavano un po' di cibo in questa discarica. Ebbene, noi, come tanti altri sedi universitarie di altri dipartimenti, cerchiamo di fare, non dico eccellente perché sarebbe un po' narcisista, buona università, facciamo una buona didattica. Come dimostra il lavoro di oggi, cerchiamo di contribuire alle ricerche sul Mezzogiorno. La mia domanda è, e la faccio a tutti i presenti, quale sarà il futuro dell'università pubblica in Italia? Se è vero, come ora il professore Viesti ha lavorato moltissimo su questo tema, voi sapete ci sono stati una serie di paper che sono stati pubblicati su IRES a seguito di questa ricerca, qualcuno ci dice che è in atto un piano per cui le grandi università del nord, i grandi politecnici del nord, le università private del nord assumeranno sempre di più il ruolo di guida in quella che si chiama la research university, la researching university, mentre probabilmente le nostre università del sud saranno relegate, come accade in altri sistemi anglosassoni, soprattutto in quello statunitense, a teaching university, cioè università che saranno degli esamifici. La ricerca e la didattica non possono muoversi parallelamente, che parallelamente. E io sto lottando personalmente insieme a molti altri colleghi che vivono la situazione uguale alla mia nelle regioni del Mezzogiorno perché questo non accada, perché noi svolgiamo una funzione pubblica su quel territorio che è famoso per la discarica di Sant'Ammaro, per Casal di Principe, per la Terra dei Fuochi. Noi sottraiamo, parlo del mio dipartimento, ma altre persone potrebbero parlare per altri dipartimenti, non solo in Campania ma anche in altre zone del Mezzogiorno, noi sottraiamo 3.000-3.500 anime ogni anno a destini alternativi. Molti sono i primi laureati in famiglia. Quanto vale questo? Prima si parlava di classe dirigente. Quanto vale questo nella possibile evoluzione del Mezzogiorno d'Italia? Vogliamo veramente sottrarre l'università nel suo ruolo più pieno, più vivo, più completo a questa funzione di sviluppo? Noi come classe dirigente prima non ci tiriamo indietro. Io sto facendo questa battaglia insieme a tanti miei colleghi che mi aiutano, sono in relazione con altre persone che lavorano al sud. Dobbiamo lasciare al sud l'università che possa garantire la formazione ai nostri giovani, altrimenti veramente li leviamo. Parlo dell'università, poi ci saranno tante altre cose da fare, io parlo per quello che conosco, per quello che ho vissuto nella mia esperienza professionale.
Se noi sottraiamo la possibilità di trasferire cultura e competenza e professionalità a 360 gradi, perché non è soltanto il bagaglio delle esperienze, noi cerchiamo di trasformare dei ragazzi in professionisti, li insegniamo a parlare in pubblico, a tenere le riunioni, facciamo didattica interattiva, role playing, cioè cerchiamo di fare tutto quello che fanno i grandi brand, nel mio caso dell'economia. Eppure siamo lì. Abbiamo gli stage, abbiamo le convenzioni con le aziende, abbiamo la possibilità di trasferire una gran parte dei nostri giovani al mondo del lavoro, non lo dico io, lo dicono i dati Almalaurea, che a 2 anni 4 occupati su 5 trovano lavoro. Allora perché poi dobbiamo essere relegati al ruolo di riserva, di esamifici, quando siamo in grado di produrre nel nostro piccolo cose come queste? Questo è un appello che io lancio a tutti e non posso che ribadire il mio impegno personale, ma di tutto il Dipartimento che è compatto con me in questa direzione. Grazie.